Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, è single. La notizia ha fatto il giro di diverse testate portali nei giorni scorsi ed è stata confermata dalla diretta interessata, che ha rilasciato un'intervista al magazine Di Più. La scrittrice ha ammesso che la relazione con il suo ex fidanzato Frank Kelch, imprenditore statunitense nel settore dell'editoria, è giunta a una fine, ma ha smentito le cause dello strappo raccontate da alcune fonti. Inoltre, si è detta sorpresa dal momento in cui la notizia è emersa, poiché la storia d'amore è finita circa un anno fa e non in questo periodo. Marina Di Guardo è single da oltre un anno. Mi stupisce che la cosa sia diventata di dominio pubblico in questi giorni, perché la nostra separazione è avvenuta un anno fa, ha spiegato la madre di Chiara Ferragni, legata a Kelch per circa 5 anni. Fino ad oggi non ne ho parlato con nessuno, perché ritengo che la fine di un amore sia una questione molto privata e che non sia di interesse per nessuno sapere i fatti miei. Curioso che a rilasciare simili dichiarazioni sia la madre di Chiara Ferragni, visto che quest'ultima ha reso pubblici molti dettagli della sua vita privata. Sul tema della riservatezza, mamma e figlia sembrano avere opinioni opposte. Dagospia ha scritto che uno dei motivi della rottura tra Marina e l'imprenditore americano potrebbe essere legato alle pressioni subite dopo lo scandalo dei Pandori, che ha coinvolto la figlia, e dopo la sua separazione da Fedez. Marina ha smentito queste voci. Quello che ho letto in merito a me e al mio ex compagno è frutto solo di interpretazioni personali e quindi inesatte. Sono questioni molto private. Ha ribadito che la storia con Kelz è finita tempo fa e che non c'entrano le questioni riguardanti Chiara. Mia figlia non c'entra niente. Io e il mio ex compagno ci siamo lasciati un anno fa. Inoltre, in questi giorni il nome di Chiara Ferragni è tornato a far parlare di sé per la presunta frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, figlio del